Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Signore e signori, buonasera e bentornati a Tutto nel mondo e burla in diretta. Eccoci qua, ci avete cercato tanto ed eccoci qua, siamo ritornati a voi. Allora, siamo ritornati a voi chi innanzitutto? Perché, chi è che è tornato a voi? Allora,
Stasera siamo al gran completo. Infatti abbiamo Alvin Valerio. Sì, buonasera e ben ritrovati. E abbiamo Simon Max. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Speriamo che abbiate passato una piacevole estate, almeno serena e riposante. Ecco, speriamo. Oh, allora, prima di cominciare quindi a entrare nel vivo della puntata, corre l'obbligo, abbiamo un obbligo, ma molto molto bello. Diamo il benvenuto al primo fiocco rosa che abbiamo avuto in radio e quindi diamo il benvenuto a Elena Lopane, che è nata pochi giorni fa. Vero Alvin? Sì, vero, 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 vero. E evidentemente, come tutti i papà, sono super orgoglioso e felicissimo della mia bambina, che è una meraviglia. Naturalmente sono di parte, però onestà vuole che sia veramente una meraviglia. Vero Max, io e te l'abbiamo vista proprio adesso, perché era con noi finché ha detto scusate ma io ho da fare, quindi questo è chiaro. Giustamente una meravigliosa bambina, e poi quando c'è una nuova vita che arriva al mondo è sempre una certo. Grandissima gioia, una grandissima guarda. Gioia infatti assolutamente E quindi questo ci fa enorme piacere e ho visto che anche voi sui social avete gradito molto questa notizia, che è veramente il primo fiocco rosa ad Ameria Radio. E adesso poi vediamo, Max, tocca a te adesso. Ma a far cosa? Ma io ci ho messi due. Ma comunque tutti i fiocchi rosa, cioè nel senso... Sì, esatto, abbiamo tutti... fiocchi rosa noi è la nostra trasmissione è tutti fiocchi rosa ma quella è la parte più bella, insomma, va benissimo così, va benissimo così. Allora diamo qualche notiziola prima di entrare nel vivo. Allora tutti chiederanno ma caccia all'opera? Allora caccia all'opera ci vuole pazienza, perché caccia all'opera partirà ad ottobre. Perché? Perché ci sono delle novità, come vi avevamo promesso, che io non svelerei questa sera neanche. Possiamo solamente dire una sola cosa, che quest'anno la caccia all'opera sarà, non dico stravolta, ma avrà regole diverse dall'ultima volta, insomma, quindi questo sicuramente sarà così. Poi quello che c'è dietro ve lo spiegheremo al momento opportuno. Seguiteci anche sul nostro sito, perché lì apparirà per primo il regolamento, però non vi spieghiamo altro. Altra cosa, noi siamo disposti a tutte le vostre ai vostri suggerimenti. Infatti la mail ameriaradio@ameriaumbra.com, che è raggiungibile anche dal nostro sito www.ameriaradio.com, è a vostra disposizione per domande, per richieste, per tutto quello che voi volete, diciamo, magari anche ascoltare, no? Anche per proposte. Un'altra cosa, seguiteci sempre sui social, sulla pagina Facebook Ameria Radio e su Instagram Ameria Radio 2020. Quindi ecco, queste sono le varie, diciamo, opportunità che avete voi di mettervi in contatto con noi. Salutiamo già i primi ascoltatori in chat, ben ritrovati. Allora, di chi parliamo questa sera? Come avete capito dal brano iniziale, risultati dell'Otello, parleremo di un grande personaggio che ci ha lasciato qualche giorno fa, circa un mese fa, ed è Giuseppe Giacomini, vero Max? Sì, eccomi qua, scusate. Sì, infatti abbiamo già dedicato qualche giorno dopo, forse uno o due giorni dopo la morte di Giuseppe Giacomini, abbiamo dedicato una trasmissione del Tutto nel mondo burla estate, facendo ascoltare alcuni dei brani più significativi da lui interpretati. Quindi ci siamo poi ripromessi di fare la prima trasmissione, appunto di dedicare a Giuseppe Giacomini la prima trasmissione, direi tenore, che sicuramente è stato uno tra i più grandi, ma forse a mio modo di vedere non ha avuto quel giusto merito, l'adeguato consenso generale del pubblico che magari avrebbe potuto meritare, ecco.
voglio dire, faccio un paragone con Mario Del Monaco, no? Del Monaco magari ha avuto una fama ancora più grande, Giacomini secondo me non era da meno, non so cosa ne pensate voi, aveva una voce straordinaria e quindi ecco, stasera abbiamo deciso un po' di ricordarlo, sia nel suo percorso artistico, ma corredato appunto, come sempre, da degli ascolti, che sono le cose più importanti poi alla fine di tutto nell'opera. Allora Valerio, sei d'accordo? Sì. Allora, assolutamente, io devo dire la verità che Giacomini poi ha, io naturalmente, quando i nostri radioascoltatori lo sanno, conta tantissimo l'emotività nell'ascolto dell'opera, e l'emotività e l'emozione che ci dà un cantante quando l'ascoltiamo dal vivo. Io ho avuto la fortuna di ascoltare Giacomini proprio in Forza del Destino a Bergamo. Io ero un ragazzino, perché era nei primi anni 90, e diciamo, l'unico rammarico che ho è che ero non abbastanza grande o maturo per capirne il valore. Però dall'altra parte mi sono, diciamo, istintivamente reso conto di aver ascoltato con Giacomini proprio in Forza, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, l'ultima autentica voce verdiana, perché per lo spessore, per l'addizione, per il volume, per un approccio anche, diciamo, di tecnica antica, se così vogliamo, era stato sicuramente una delle ultime grandi voci e una delle ultime grandi voci verdiane. E quindi devo dire che mi ritengo un privilegiato rispetto anche a persone che non hanno tanti anni meno di me, però che hanno perso un'occasione. Devo dire che Giacomini fece in quella Forza qualcosa di grandissimo. E tra l'altro ricordo che aveva anche il secondo duetto, Sleale il segreto, cioè tutta l'opera era aperta. Ci saranno magari stati anche dei microtagli interni, però diciamo non erano tagliati i grandi numeri. E devo dire che fu una serata di altissimo livello, e ne ho un ricordo stupendo. Certo, io mi allaccio a quello che dice Valerio, che ha detto Massimiliano. Anch'io sono d'accordo con Massimiliano sul fatto che Giacomini non è stato, secondo me, come diceva Massimiliano, valutato per il reale valore. Io ho avuto la fortuna, come Valerio, come Massimiliano, di ascoltarlo dal vivo. Il primo tenore che ho ascoltato al Teatro dell'Opera di Roma, in Fanciulla del West, fu lui, come poi l'abbiamo ascoltato in tante altre. Io e Massimiliano proprio stavamo ricordando prima la norma dello Sferisterio di Macerata, quello che si direbbe oggi un castigo di Dio. E ma anche la Forza del Destino, quella che era Dimitrova, al Teatro dell'Opera di Roma, sì. L'edizione, quella con la scena di Guttuso. Sì, quindi... bravissimo, anche quella. E poi mi ricordo un Hernani che quando entrò, cioè, io ero in platea, mi ricordo che questa voce mi aveva travolto, c'è, cioè, un fiume che arrivava, stavo quasi in fondo alla platea, che riempiva il teatro, veramente non trovava, doveva avere più spazio per espandersi, era una cosa veramente eccezionale. E come diceva anche Valerio, Forza del Destino, come diceva anche Max, è stato un altro dei suoi cavalli di battaglia. Proprio in preparazione della trasmissione, proprio ieri e l'altro ieri, ho visto la Forza del Destino dal Met, no? Poi ne parleremo dopo, ma veramente era una cosa dove la Leontine Price, tanto diciamo osannata, era travolta dalla voce, dalla presenza di un Giacomini, insomma, veramente. E devo dire, invito tutti i radioascoltatori ad ascoltare. Sì, poi io, ecco, ricorderei anche dove eravamo presenti, sempre allo Sferisterio, che è stato uno dei teatri da noi frequentati in adolescenza, la Bohème con Montserrat Caballé, Angelo Romero, che faceva
grandi produzioni, veramente straordinarie produzioni, ecco, lo stesso anno della Norma, quindi ecco, diciamo anche dal punto di vista del repertorio spaziava moltissimo da... Ma guarda, Giacomini è stato anche in questo secondo me uno degli ultimissimi cantanti che aveva una tecnica di tale livello da poter veramente avvicinarsi a appunto al ruolo di Pollione come a quello di Otello, ecco, sì. Sono stati veramente gli ultimissimi bagliori della grande tradizione tenorile italiana, ecco. Certo, assolutamente sì. Allora Max, senti, cominciamo a far sul serio, cominciamo a vedere, no, come è partito Giacomini, no? Giuseppe Giacomini ha debuttato nel 1966, lui era del 40, quindi a 26 anni, a Vercelli nel ruolo di Pinkerton della Madama Butterfly. Ah. Io direi già di partire con questa, che ecco, ricordiamo assolutamente. Ovviamente non possiamo ascoltare l'edizione, quella del 66 di Vercelli, però ascoltiamo un'esibizione dell'aria Addio fiorito asil della Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Ascoltiamolo. Buon ascolto. Allora, innanzitutto quello che vorrei far notare al nostro pubblico è già il fatto che un tenore debutti in un'opera di grandissimo impegno come Butterfly e prosegua nel solco del canto pucciniano con un altro importante debutto che sarà quello che verrà proprio a Parma dopo tre anni, nella Manon Lescaut, che è sempre un discorso, insomma, che lascia il tempo che trova, però sicuramente la parte di De Grieux, se non è la più impegnativa in assoluto, se la gioca sicuramente con la parte di Calaf. Altro grande ruolo, evidentemente, di Giacomini. Quello che appunto ci stupisce è il fatto che fin da subito ci si muova in questo canto appunto verista o comunque tardo romantico. Puccini di Butterfly, Puccini di Manon e Cavalleria rusticana. Il fatto che poi abbia mantenuto una carriera trentennale, perché debutta a metà degli anni 60 e io l'ho sentito in pieno fulgore in metà anni 90, indica anche una sanità
vocale che può derivare solo da una grandissima tecnica. Ecco, cos'è e che valore ha oggi Giuseppe Giacomini? Ha il valore di mostrare alla nuova generazione dei tenori cosa sia cantare secondo la tecnica antica del canto sul fiato, quanto sia importante la dizione. E questi aspetti sono, poi magari abbiamo due persone che per ambiti diversi, uno è un tenore, l'altro ha lavorato tantissimo, soprattutto con giovani cantanti, è quello che oggi maggiormente vedo mancare. Ci sono voci magari molto agguerrite a livello di tecnica virtuosistica, tanti cantanti magari di ambito anche rossiniano, ma di queste voci grandi, ben ancorate sull'affondo, sulla tecnica antica, ne vedo veramente, veramente poche. Certo, assolutamente sì. Allora, Max, Valerio ha parlato di Manon e di cavalleria. Max, con che dici? Con che cominciamo? Non so, io vogliamo spezzare il Puccini e quindi sentire la cavalleria, ma poi farei certo, anche... Certo. Ah, quindi la una Sicilia... Così. Va benissimo, benissimo. Andiamo ottima, ottima scelta. Ecco, ricordiamo che debuttò questi due ruoli a Parma e a Modena e siamo nel 1969, ecco, debuttò nel 66, qui siamo nel 69, sicuramente in mezzo c'è stato qualche altra cosa, ma non... Beh, ma soprattutto ci sono stati degli anni formativi importanti di Gavetta nei teatri di tradizione. Anche in questo, cioè il classico giro piccolo dei teatri di provincia, hanno avuto un valore proprio di rafforzare la consapevolezza tecnica dei Giacomini veramente in maniera importante. Certo. Oh, e invece di, così facciamo due ascolti insieme. Dopo la siciliana, che volete? Pazzo Sonne o Donna Non Vidi Mai? Scegliete. So. Io Donna Non Vidi Mai, mi piace tanto. Però Max, dimmi tu, la preferiva. No, ma anche io avrei votato Donna Non Vidi Mai. Quindi, allora, anche se l'altro ottimo. È molto più drammatico, però avremo. Avremo modo di sentire il drammatico. Modo di ascoltare. Assolutamente. Allora, andiamo con questi due brani, la siciliana dalla Galleria Rusticana e poi andiamo a Donna Non Vidi Mai dalla Manon Lescaut. Thank you.
Eccoci di nuovo in onda, in studio. Ci siamo ascoltati queste due bellissime esecuzioni di Cavalleria Rusticana prima e della Manon Lescaut, due esibizioni palesemente, due momenti differenti, in due momenti, diciamo, della carriera di Giacomini, differenti. La Cavalleria Rusticana era più recente, mentre il Donna non vidi mai si avvicina moltissimo al periodo iniziale del debutto. Come abbiamo detto, lo debuttò nel 69. Questa che abbiamo ascoltato è una edizione del 1972, quindi siamo proprio a 3 anni di distanza. Qui abbiamo ascoltato un po' il Giacomini dell'inizio con una voce sicuramente differente, più giovane. Eh sì. Quello che c'è da dire è che Giacomini ha cantato in concerto quasi fino agli 80 anni, o se non dico un'eresia, forse anche agli 80 anni ancora si esibiva con una voce straordinaria. Già. Io proprio nei giorni purtroppo Giacomini ci ha lasciato, no? Insieme a Max abbiamo guardato su YouTube tanti e tanti brani, no? E c'è addirittura un concerto in cui lui era sicuramente avanti con gli anni insieme a Ceccle e non mi ricordo chi era l'altro, non vorrei dire una stupidaggine, ma erano un po' i tre tenori, no? Ma erano delle vagonate di voce che veramente oggi, come diceva Valerio prima, veramente è difficile da trovare, no? Poi dopo andando avanti faremo anche, ho trovato un articolo molto interessante che l'eroe che domava il drago, magari lo sintetizzo un attimo perché fa veramente l'idea, no? Dà l'idea di come della voce di Giuseppe Giacomini. Allora, Max, siccome in questo momento il nostro Alvin è insieme No, a... ma Alvin è tornato, Ah, è eh? tornato, no, perché prima c'avevamo un attimo la signorina Elena e quindi Elena ha sempre la precedenza, quindi non scherziamo. Quindi siamo in quattro, c'è anche Elena, adesso non so se c'è più, no, non c'è, però tornerà forse. Vabbè, Allora, ma sai com'è? Con l'opera bisogna cominciare presto, eh? hai ragione, e lei è molto fortunata in questo, perché Assolutamente. pensa che già sta in radio, non lo so, io... Esatto. Pensa che comunque il primo cantante che sente è Giacomini. Oh, ti pare Bello. niente, ti pare niente. Invece mia figlia a 28 giorni era nel camerino del Teatro Comunale di Bologna. Quindi vedi, l'ho fatta cominciare presto. Allora, andiamo avanti, Max. Sì, proseguendo nel suo percorso di debutti, nella carriera. Troviamo, no, alcuni punti importanti. Per esempio, un altro è il debutto a Lisbona, con il Tabarro. E qui siamo nel 71. Siamo nel 71, l'anno del debutto lisbonese con Tabarro. Quello che ascolteremo invece è un Tabarro, un'aria dal Tabarro, e ben ragione, a Firenze del 1983, che credo, se non vado errato, anzi, lo do per certo, fu quella edizione trasmessa anche dalla Rai, diretta da Bruno Bartoletti del Trittico di Puccini. E a seguire, sempre in quegli anni, ci sono altri importanti debutti in importanti teatri europei. Per esempio, l'anno dopo, nel 72, c'è la Tosca a Barcellona, e nel 73, sempre Tosca a Vienna e alla Staatsoper di Monaco. Io quindi darei, se siete d'accordo, il via a Certo. due, torniamo, anzi, rimaniamo su Puccini, con Tabarro e Tosca. Non so, Sì, vogliamo sì, fare sì, sì. un doppio ascolto? Sì. Assolutamente, è un'ottima scelta. Facciamo hai ben ragione dal Tabarro e Lucia le stelle da Tosca. È chiaro che, no, Max e Valerio, hai ben ragione, è un po' come cantare la furtiva lacrima, vero? Due arie gemelle, se...
Imparate alla nascita. Sì, infatti, c'ha un Ma io pochino ti anche di direi, guarda, Bellini. un gemello diverso è anche prima che spunti in cella Aurora. In effetti è vero. Pensavo anche che poteva essere una cosa, no? Come si dice? Poteva essere anche un matrimonio segreto, ma ce lo vedo un pochino meno, però andiamo ad ascoltare qui. Andiamo con Tabarro. Thank you.
Eccoci qua, abbiamo sentito queste due performance di Giacomini. Bene, allora, come vi avevo accennato prima, una voce molto importante che è stata raffigurata come un drago. Infatti c'è un articolo, come vi dicevo, che è intitolato L'eroe che domava il drago. E questo dà un po' l'idea anche del rapporto di Giacomini con la sua bellissima voce. Lui diceva che praticamente questa voce che usciva dalla sua gola, quindi dal suo corpo, lo invadeva in maniera possente e quindi lo dominava, e lui doveva combattere con questa voce che voleva uscire, che lo praticamente lo possedeva, ecco, una cosa proprio, questo è il termine adatto. E quindi la sua lotta era proprio quella di gestire questo animale inferocito che voleva uscire da lui. E la difficoltà più grande era anche quella di plasmarla, quindi quella di dominarla e modellarla per tutto quello che il brano e l'opera richiedeva. Ed era una lotta titanica, proprio questo è il termine che viene usato. E devo dire che un personaggio, poi chi l'ha conosciuto lo dipingeva, come sicuramente sarà stato, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo in maniera personale, una persona mite, una persona molto religiosa, molto anche ligia al suo lavoro, al suo mestiere e anche a quello che la voce e la sua attività richiedeva. Una persona che veramente, quando entrava in palcoscenico, veniva riempita da questo drago che usciva. E immaginate questa grande lotta che c'è stata, che è anche una persona molto emotiva come lui, le cronache lo riportano, molto spesso doveva veramente combattere per non essere sopraffatto da questa grande voce, da questa grande dote che ti trovi dentro, non è che la cerchi, ti trovi dentro. Questo era un po' quello che diceva lui. E quindi immaginate veramente chi l'ha ascoltato dal vivo, come me, Massimiliano e Valerio, ne parlavamo anche fuori onda, immaginate questa valanga di voce che doveva essere piegata al personaggio, doveva essere piegata alle esigenze musicali. Non è sicuro, ve lo dice uno che insomma canta, non è assolutamente semplice. Quindi immaginate la grandezza di questo uomo che veramente ha domato questo drago nella maniera migliore possibile. Poi chiaramente tutti i grandi artisti hanno avuto alti e bassi, ma immaginate che una persona che ha 80 anni ancora canta, l'ho sentito cantare il Nessun Dorma, se non vado errato, 80 anni, con una qualità di voce che non lo so quanti possono vantare, vero ragazzi? Sì, ma guarda, io ti dico un discorso che io la vedo in maniera, ti dico, è talmente diametralmente opposta che poi per certi versi ci ritroviamo su tanti punti. Secondo me c'era una lotta talmente forte tra la esuberanza vocale e la persona che invece è una persona molto, molto semplice, ma solida nella sua semplicità, e che veniva veramente vissuto come enorme contrasto. L'idea mia è che infatti ci fosse questa lotta tra questa grandezza incredibile anche di una natura vocale eccezionale, che non ha trovato per certi versi una contropartita di forza emotiva nella persona. Ecco, secondo me il vero limite di Giacomini, se di limiti vogliamo parlarne, è più un limite emotivo che un limite vocale. Ecco. Certo. Diciamo che se la voce di Giacomini fosse entrata nel corpo di Domingo sarebbe stata una cosa ancora più, fermo restando che Domingo è stato un grande, forse ho detto qualcosa
che a qualcuno fa rabbrividire, però fondamentalmente diciamo il Placido mondiale, come vediamo, senza palcoscenico non ci sa stare, quindi diciamo lotte con particolari emozioni, emotività interna, poca ne ha. Vabbè. Comunque, se vogliamo proseguire nel percorso che stiamo facendo, assolutamente, certo. Ma anche perché vi dico, cioè, drago domato o non domato, era comunque un drago, cioè su questo penso che tutti non solo concordiamo, ma dobbiamo anche concordare, soprattutto in un'epoca in cui l'avere una voce importante sembra quasi un demerito. E questo secondo me, cioè avere una personalità, avere carisma, avere una voce, cioè devono tornare ad essere un elemento portante del canto lirico, perché altrimenti senza questo non si può parlare di vero canto. Assolutamente d'accordo, Valerio. Diciamo, spesso noi abbiamo affrontato nelle nostre trasmissioni questo argomento. Sembrerebbe che, come dici tu, che avere una voce importante oggi, non dico che è un demerito, ma forse è meno importante di tanti altri fattori, no? Perché ce ne siamo accorti, insomma, andando a vedere le opere che anche quest'estate, no? È inutile che con Max magari potremmo parlare di una cavalleria rusticana, di un pagliacci soprattutto, vero Max? Io copro le orecchie alla bambina perché certe cose non le deve sentire. No, infatti non le deve sentire. queste orecchie innocenti. Andiamo ad infilare in un vicolo cieco, in un ginepraio. Sì, poi magari no, infatti. Però a buon intendito... Vabbè, sì, sorvoliamo. Sì. Io continuerei con la carriera di Giacomini che arriva ai 34 anni, perché siamo nel 74, dove debutta al Colón di Buenos Aires con due opere che abbiamo già ascoltato, Madame Butterfly e Il Tabarro. Poi torna sempre nel 74, quindi ai suoi 34 anni. Mi sentite? Sì, vabbè. Sì, no, ho sentito qualcosa. Sentiamo. Ok. Sempre a 34 anni torna in Italia per debuttare, comunque sia per cantare La Scala al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Reggio e all'Opera di Roma. Ancora nuovi importanti ruoli. Parliamo della Forza del Destino, che è stato sicuramente una delle opere che lui ha più interpretato nel corso della sua carriera, e le ha interpretate in teatri importanti, appunto, come abbiamo detto, alla Scala, ma anche all'Opera di Parigi. Io quindi adesso andrei ad ascoltare due opere che ci due arie, poi sono tratte da queste due opere, dalla Forza del Destino e la Bohème, che sono vocalmente molto differenti, no? Insomma, sì. Bohème tenore più lirico, assolutamente. Dove effettivamente io, Giacomini, in quel ruolo, ascoltato il Bohème proprio con insieme a Montserrat Caballé dal vivo, onestamente ho sempre un po' faticato a sentircelo in un repertorio diciamo lirico, come sì, certo, più lirico. Però, insomma, io questo confronto lo farei perché, insomma, Forza del Destino, cantata insieme alle più grandi soprano, tra cui ricordavamo prima, Teatro dell'Opera di Roma, la Ghena Dimitrova, la quale lui ha cantato anche Aida all'Arena di Verona, ecco perché non ci dobbiamo dimenticare le sue importanti performance per più di un decennio che ha fatto a Verona, all'Arena, proprio con Forza del Destino, con Aida, con Turandot, e magari avremo occasione di ascoltarle nel corso di questa trasmissione, fin quando il tempo non diventerà tiranno e cacciato. Quindi io partirei... Certo, con la Forza.
Forza e Bohème. Assolutamente, buon ascolto con la Forza. Oh, e la Forza, diciamo che è quella del Metropolitan che vi dicevo prima, perché ha debuttato il Metropolitan proprio con la Forza. Una Forza che, ripeto, ascoltate, perché a me è piaciuta molto anche per la direzione di Levine. Già ascoltando solo la sinfonia vi rendete conto che è tutta un'altra cosa. Vi invito veramente ad andarla ad ascoltare. Adesso noi ci ascoltiamo La vita inferno all'infelice e poi dopo ascoltiamo invece La gelida manina da Bohème.
Oh.
Ma io devo dire la verità che sentire due brani tanto diversi tra loro per stile, per richiesta vocale, lascia comunque sbalorditi, anche perché sicuramente la pagina verdiana è anche per soprattutto l'ampio recitativo
iniziale si attaglia perfettamente alla natura drammatica della voce, ma dall'altra parte sicuramente una voce più scura, più drammatica, può dare grandi risvolti anche al ruolo di Rodolfo. Devo dire che se abbiamo parlato tante volte del Don Alvaro di Giacomini, una delle grandissime creazioni novecentesche, altrettanto interessante è comunque la creazione di Rodolfo. Devo dire che avendo una capacità poi di svettare così nell'acuto, per certi versi il do della speranza è ancora più, non so, più elettrizzante, ecco, perché appunto è quasi inaspettato. Sì, assolutamente Quindi sì. Poi con quella pienezza, no, che è veramente, sai, molti tenori drammatici, come mi viene in mente Domingo, insomma, vabbè. Quando vanno sull'acuto, non dico che snaturano un po' la voce, ma è chiaro che non salgono con la colonna che dice il nostro carissimo amico maestro Piero Mioli, insomma. esatto, no, qua abbiamo veramente la descrizione bellissima, la famosa colonna di granito, Certo. come la descrizione, quello di cui parlava appunto Lauri Volpi. Queste voci rotonde e perfette nel cambio dei registri, mantenendo colore e intensità. È veramente un'ottima, non dobbiamo dimenticare una questione. Sicuramente Giacomini aveva una voce fenomeno naturale, Sì. ma c'era dietro questa grandissima natura anche tanto studio e tanta tecnica. Eh sì. Cioè, non dobbiamo mai fare l'errore di pensare che questo dono straordinario poi fosse lasciato lì e non curato. Ecco, Non assolutamente. Cioè, sarebbe durato tutti quegli anni, insomma. vabbè, ma ti dico, io ho in mente tanti, soprattutto tenori, giovanissimi, molto molto dotati, anche di voci eccezionalmente belle, ma avendo appunto cantato, diciamo, con le tonsille all'aria un po' troppo spesso, poi si sono ritrovati nel giro di pochi anni persi, soprattutto quello che stupisce, quello che dicevamo all'inizio, un repertorio straordinariamente oneroso, perché tutti ruoli pesantissimi, quelli che cantava Giacomini, questo va Certo. assolutamente detto. Assolutamente sì. Max, ci vogliamo fare un bel regalo? Che dici? Sì, un bel regalo. Andiamo sul Bellini. Eh Che... sì, direi che beh, almeno ricordiamo i nostri bei Ah, fasti giovanili. assolutamente. Beh, io non ricordo i fasti giovanili di Giacomini, però ricordo anch'io dei fasti giovanili. No, ma Paolo si Dicevi nostri. riferiva ai fasti giovanili nostri, Nostri, no, no, perché... ma ho capito. Un, vo un, vostro, un, vo un vostro ricordo di Macerata, sì. certo, ma... No, beh, Valerio, ti posso riportare il caso perché sono riuscito a contattare l'ufficio stampa e la direzione artistica del Festival del Macerata Opera Festival, perché anni fa c'era lo storico di tutte le rappresentazioni con i cast, dalla prima edizione, dove figuravano anche Beniamino Giglia. Certo. E poi era scomparsa, quindi ho chiesto e loro gentilmente lo hanno rimesso. Ecco, quindi vado a leggere direttamente quella serata alla quale abbiamo assistito io e Paolo, che cast che c'era in norma. Carlo Felice Cillario era il direttore, la regia di Beppe Menegatti con Pollione Giuseppe Giacomini, Oroeso Ivo Vinco, la norma era Montserrat Caballé, la regista Fiorenza Cossotto. Non so se possa bastare. Se vogliamo aggiungere qualche altra cosa, Che proprio, ragazzi. cioè, esatto, sì, cioè, proprio così, un cast di minima, diciamo. Ma sì, erano Siamo tutti sì, giovani, siamo capito? di Esordienti esordienti. così, ecco. Se c'era, visto che ci abbiamo in linea la nostra Paola, ci mancava Maria che entrava e faceva un'aria da baule e stavamo a posto. Io Esatto. ringrazio.
lo Sferisterio di Macerata nella, vari ruoli della sovrintendenza e direzione artistica che mi hanno accontentato dopo aver spinto non in maniera timidamente, però mi faceva piacere. Allora, ma ti posso fare una domanda? Ma la Clotilde chi era? Perché io penso a questa povera Clotilde. Ti posso dire, la Clotilde era Nadia Belelli, Flavio di Silvano Innamorati. Io non, no, perché io penso sempre a queste Clotildi che si devono misurare con queste super norme. Cioè io mi verrebbe un batti fuori che mi abbraccio i bambini dicendo: signor, dammi un attimo un po' di coraggio. Bella questa. Bene, andiamo a sentire Mego all'altare. Ovviamente non è quella dello Sferisterio, è un'altra norma che abbiamo trovato, del 92. Però sarebbe bello da questi teatri se potessimo avere dei contributi. Ma magari allora, ci pensiamo. Ma è una cosa interessante, perché vedi, prima Valerio ha detto ha fatto un nome, Lauri Volpi, tu adesso hai parlato, no? Sarebbe bello, perché... Adesso uno dei progetti di Ameria Radio e quindi soprattutto di Burla è quello che stiamo studiando un pochino con Valerio e Max, e non vi svelo niente, però già avete sentito Lauri Volpi, quindi qualcosa un pochino più, no, più indietro, che quindi presuppone diciamo che la ruota gira veloce. Gira la cote. Allora Max, tu, i tuoi suggerimenti sono i suggerimenti di caccia all'opera. Vi do un consiglio io a tutti i nostri cari ascoltatori, è un consiglio che vi do col cuore e non con doppiezza: non ascoltatelo, vi siete avvantaggiati, cioè è un consiglio che crea una cortina di fumo nella cortina di fumo. Non ascoltateli e siete avvantaggiati. Sei tipo Valerio, ma dobbiamo dare il pezzo da studiare a Max, oggi non gli abbiamo dato niente. Esattamente, ci vuole. È andato dalla nostra figlia. Ma tu al cui guardo onnipossente, io gli consiglierei quello. Ma io andrei con l'ascolto di Meco all'altare di Venere. Vuoi farci ascoltare qualcosa, Max, ho lavorato tutti e stati? Andiamo con Meco all'altare di Venere, no, io, la norma. Senti, ma una bella voce poco fa. Esatto, che è un po' il tuo personaggio, diciamo. Su, siamo stati troppo seri stasera, non è mica giusto. Esatto, quindi, esatto. Stiamo ricordando anche un... Certo, però lui era anche una persona che... Questo, però la lirica è anche gioia, no? E quindi sentire che canti una voce poco fa, sarebbe i nostri ascoltatori che adesso scriveranno... scrivete in chat su cosa volete sentire Massimiliano per la prossima puntata, va. Vediamo un po'. Intanto andiamo a sentire me con l'altare di Venere. Sì, forse è meglio, dai. Sì, andiamo. Sì, ad Elgisa, tu la vedrai.
amor d'innocenza è riso di candore d'amore. Ministra il tempio di questo dio di sangue, ella va appare come raggio di stella in ciel turbato. E amato sul tuo del pari, io no fidanza, e l'ira non temito di norma, a crete orrenda, me la presenta il mio rimorso estremo.
Bene, abbiamo ascoltato questo bellissimo Meco all'altar di Venere, il nostro carissimo Giuseppe Giacomini, che come abbiamo detto più volte in questa serata, che lo ha voluto ricordare, è veramente è espressione, come diceva anche Valerio, degli ultimo, degli ultimi grandi tenori verdiani e drammatici, che veramente adesso sono merce rara. E niente, io prima di concludere vorrei dare l'appuntamento a venerdì prossimo con una puntata molto interessante, perché presenteremo l'evento che avrà luogo settimana prossima, il 18 di settembre. Esattamente. Al foyer del Maggio Musicale Fiorentino, dedicato ad Ettore Bastianini, che si intitola O Monumento, e quindi in collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini presenteremo, chiaramente con ascolti e con gli interventi chiaramente del nostro Valerio, miei, di Massimiliano e di Vito Stabile, il segretario dell'associazione, adesso facente funzione di presidente dell'Associazione Ettore Bastianini, presenteremo questo importantissimo evento. Bene, allora io ringrazio Alvin, Valerio e Elena. Grazie a voi, Elena, che naturalmente è la reginetta della serata. Assolutamente. Evidentemente. Ecco. Poi saluto per poi dargli la parola a Simon Max, che è stato chiamato per la prossima volta a studiare Ardon gli Incensi, quindi dovete essere tutti pronti ad ascoltare Max in questo, no? Sì, perché vedi, ormai la sua voce ormai si sta alleggerendo, quindi ormai sale agevolmente. La sua insegnante ha detto che sta progredendo, vero? Sì, sì, perché lei ha cominciato, no? Cioè, perché sai, io arrivo fino alla sovracuto, no? Come tutti, a tutti i cantanti. Ah, ma io diciamo che in vocalizza arriva fino a là, quindi abbiamo stabilito con la signora Maragliano di provare Lucia, insomma, mi sembra anche giusto. Beh, anche ora, perché... Esatto, ormai, insomma, basta, insomma, il debutto bisogna anche farlo. Non è si possa sempre cantare Amarilli o cose del genere, insomma. Sì, esatto. Bisogna arrivare a cose un po' più pesanti, no? Bene, quindi settimana prossima gli diamo tempo, una settimana, mentre Elena intanto vocalizza, facciamo esatto. Allora, Max, a te la conclusione, e diamo appuntamento a venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, la conclusione la farei leggendo uno stralcio di un articolo di Andrea Cionci, che abbiamo trovato in rete, un articolo uscito sul Libero Quotidiano, il blog di Andrea Cionci, dell'ottobre del 2020, quindi di un anno fa, che recensiva in maniera non tecnicistica, ma in tutt'altro modo un concerto di Giuseppe Giacomini. E quindi di leggere questo un pezzo di questo articolo, perché mi sembra molto carino e che descrive a perfezione un po' chi era Giuseppe Giacomini lì sul palcoscenico, no? Cioè, lo raffigura, lo descrive dal punto di vista proprio dell'immagine, della fotografia, ecco, non esclusivamente della voce. Quindi entra sul palco un uomo dall'aspetto mite e modesto, con lo sguardo timido, perfino un po' impacciato nei movimenti.
un signore pacifico, con gli occhiali che, a vederlo, potremmo ritrovarci nella vita di tutti i giorni, magari dietro il vetro dell'ufficio postale. Si inchina con grata reverenza a un pubblico che, inspiegabilmente, già lo accoglie con fanatici applausi. Un momento di concentrazione ed ecco che si produce il fenomeno. Il direttore dell'attacco e l'orchestra parte con qualche pagina esplosiva di Verdi, Giordano o Puccini. Una valanga di armonici sembra subissare quel piccolo signore stempiato, fermo in piedi lì ad aspettare. Ad un tratto, il sacerdote del canto viene come posseduto da qualcosa di estraneo, di trascendente, che ne trasforma le fattezze. La sua figura diventa una specie di monumento, una scultura di Arno Breker, e dalla sua gola esce senza sforzo una voce sovrumana, scura come quella di un baritono, ma incredibilmente dotata di acuti squillanti e purissimi da tenore drammatico. Ma al di là dello straordinario mezzo vocale, lasciano impietriti i colori, gli accenti, il fraseggio, l'interpretazione. Quell'ometto mite dalla voce flautata che nelle interviste parla con gli occhi bassi, esprimendo in modo quasi incerto concetti sottili di rarefatta spiritualità, diventa l'essenza più pura di una colossale virilità eroica. Io concluderei così questa trasmissione dando voce ancora a Giuseppe Giacomini, ascoltando l'aria che concluderà questa puntata, ed è Un dì all'azzurro spazio dall'Andrea Chenier di Umberto Giordano. Oh!
quanta miseria la patrizia prove che fa. Sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di A Media Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Gentile, gentile, gentile.